Gazzetta dello Sport non c'è, qualche altro. Ah, no, scusa, Gazzetta dello Sport, prego. Eccomi. Andiamo di fare facce nuove questa sera, se è possibile. Prego. Mister, non vado tanto sulla partita perché l'ha già commentata in televisione. Che cosa può rappresentare questo finale di campionato per lei, per il Napoli? Lei già parlò un po' di un discorso di esami da sostenere. Sono davvero degli esami da sostenere o quando calano le motivazioni cala anche l'intensità della prestazione, come è successo oggi nel finale, questi esami sono anche più difficili da parte sua da valutare perché magari non c'è quell'intensità, appunto quella volontà anche dal punto di vista mentale da parte dei calciatori di sostenerli questi esami? Vabbè, intanto è vero che c'è stata la mezz'ora complicata, ma è anche vero che c'è stata un'ora ben fatta al meglio delle nostre possibilità. Dopo è chiaro che con tutto lo sforzo che era stato fatto per pressare alto, per cercare di tenere i ritmi alti, e ci siamo trovati solo col minimo vantaggio, con le occasioni che abbiamo avuto, dopo è stato difficile reagire al pareggio che abbiamo concesso e tantomeno finire bene la partita, perché anche a livello, diciamo, psicologico siamo calati. L'esame è tutto l'anno, e dopodiché adesso dobbiamo cercare di blindare il secondo posto, di chiudere velocemente il discorso Champions nelle prossime partite, stare focalizzati, e dopodiché si ripartirà il prossimo anno. Buonasera mister, Marco Giordano, calciomercato.com, per chiederle rapidamente due cose. La prima, se Insigne, lei ha detto lo volevamo preservare, se non avesse neppure, che so, 20 minuti nelle gambe, perché comunque poteva dare qualcosa nel finale. La seconda, quando ha detto arriveranno dei calciatori, a che tipo di calciatori, non le chiedo naturalmente dei nomi, sarebbe stupido da parte mia, che tipo di calciatori lei immagina per rafforzare questo Napoli? Grazie. Ho detto che a questa rosa va data continuità, ci sarà qualche accorgimento sul mercato per cercare di migliorarla ulteriormente. Prego. Eccomi. Insigne, ho già detto, ha fatto la settimana scorsa, ha fatto tre partite, le due con l'Arsenal, una partita col Chievo, e credo che aveva la possibilità di ruotarlo per evitargli, diciamo, problemi, e quindi ha recuperato e sarà pronto per le prossime. Buonasera mister, mi ricollego alla domanda che ha fatto prima il collega. Ecco, in questo nuovo suo Napoli ci sarà un centravanti diverso da Milik, che è un giocatore che ha fatto bene in campionato ma che però nelle grandi partite lei non ha schierato quasi mai da titolare tranne che con l'Arsenal. Ecco, le chiedo se punterà... Il centravanti del Napoli il prossimo anno sarà Milik. Va bene, grazie. Ventre del mattino, poi Teleluna. Buonasera Carlo, scusami, ancora su Insigne, mi dicevi, mi sembra usato la parola per preservarlo, ma oltre preservarlo fisicamente, mi pare di capire che ha detto ha giocato tre partite, anche preservarlo, che so, magari mentalmente, visto i fischi dopo che è uscito... No, mentalmente lui si è allenato bene questa settimana, però erano un po' tutti stanchi, ma considerato il fatto che avevo la possibilità di alternarlo con Mertens, che tra l'altro ha fatto un'ottima partita, ma mi sembrava il caso di rischiare dei problemi. No, non è stato assolutamente per quello. Luna. Buonasera mister, volevo chiederti, a questo punto della stagione, dopo questa sconfitta, più deluso, incazzato, dispiaciuto, e se credi che questa fragilità mentale mostrata dopo l'1-1 realizzato dall'Atalanta possa mettere a rischio anche il secondo posto? Beh, al secondo posto dobbiamo stare attenti, abbiamo ancora vantaggio, però è chiaro che va diciamo ripetuta la prestazione che abbiamo fatto molto bene per un'ora giocando ad alto livello, e evitare quei cali di attenzione, quei cali, diciamo, di concentrazione che abbiamo mostrato, quel calo psicologico che abbiamo mostrato. Ci siamo sentiti molto affranti dopo il pareggio, ma perché? Perché abbiamo avuto tantissime opportunità per chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Chiudiamo con il Corriere della Sera. Mister, con la partita di oggi sono 10 gare consecutive in cui avete subito reti. Nella prima parte della stagione il massimo era stato 5, tra ottobre e novembre. Come se la spiega questo dato? Cosa sta succedendo in fase difensiva?
Allora, succede che diciamo la prima parte della stagione è stato ben fatto, nella seconda parte della stagione abbiamo perso qualcosa, non siamo e non sono certamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto nella seconda parte della stagione, abbiamo perso un po' di concentrazione, abbiamo perso un po' di motivazione, abbiamo perso un po' di stimoli e allora sei un po' meno attento in fase difensiva, sei un po' meno attento in fase offensiva e questo è la spiegazione. Adesso è vero che abbiamo avuto tante occasioni da gol, ma è anche vero che non è che ce la possiamo prendere sempre con la sfortuna, qualcosa manca, qualcosa è mancato e questo va limato velocemente. Non siamo soddisfatti, non sono soddisfatto. Grazie, buonasera.